Cari amici di Caricatti Web, ben trovati a questa ennesima puntata di A Bordo Con. Oggi mi sono fatto una passeggiatina in quel di Porto Empedocle, sono ritornato un po' all'origine per venire a trovare un mio vecchio amico, e quando dico vecchio amico non so se è più vecchio o più amico, però sta di fatto che voglio dire, abbiamo una parte, un trascorso insieme, un lungo trascorso insieme che parte da ancora prima dell'adolescenza per arrivare ai giorni nostri. Ho il piacere e l'onore di avere accanto a me Antonio Alletto. Piacere è mio, grazie per segretario l'invito. Nazionale del sindacato di polizia, poliziotti democratici, aiutami a dirlo perché io con gli acronimi non sono granché. Ma è semplice, MP, così lo capisco. MP, segretario nazionale del sindacato di polizia MP. Diciamo che è un sindacato abbastanza radicato nel territorio, perché le attività che voi fate e le iniziative che voi portate avanti, io ne sono testimone, perché molto spesso riempiamo le pagine dei nostri giornali con quelle che sono le iniziative che voi fate. Caro Antonio, intanto ben trovato, benvenuto. Grazie, grazie mille. Averti accanto a me per me è un piacere, perché voglio dire, uscire con un vecchio amico è una cosa che noi dovremmo fare più spesso. Intanto come stai? Sto bene, l'organizzazione che rappresento va bene, la sicurezza un po' meno. Un po' meno, allora di questo parliamo. In Italia. Esatto, tu stai entrando a gamba tesa su quello che è l'argomento. Antonio, cosa significa un sindacato di polizia oggi? Cioè, qual è il ruolo che il sindacato di polizia oggi si ritaglia all'interno di quello che è un corpo, come anche gli altri corpi di polizia? Mi riferisco anche ai carabinieri, alla guardia di finanza, ma anche agli altri corpi di polizia oggi vivono con tutte le difficoltà, con tutte le ristrettezze, con tutte le incertezze dinanzi alle quali molto spesso i poliziotti si ritrovano. Ma guarda, il nostro è un sindacato con poteri limitati, cioè circoscritto nella nostra sfera. Noi abbiamo una legge che ci vincola, che è la 12181, che è la legge di riforma della Polizia di Stato, perché tu sai che prima eravamo militari, oggi siamo stati smilitarizzati appunto nell'81. E quindi hanno pensato per noi una formula sindacale di rappresentanza che potesse insomma rappresentare gli uomini e le donne della Polizia di Stato, senza però poter avere rapporti con le organizzazioni confederali, mi riferisco CGIL, CISL, UIL. Una legge dello Stato ce lo impedisce. Secondo me è una grande limitazione, perché nel 2019 che ci siano dei limiti mi sembra riduttivo, no? Anche perché se tu pensi che un poliziotto può far parte di un partito politico come magistrati oggi, mentre non può aderire direttamente a una organizzazione confederale, un paradosso che limita parecchio la rappresentanza all'interno del microcosmo polizia. Poi per quanto riguarda gli altri corpi, i carabinieri, la guardia di finanza, adesso con la nuova legge si sono avvicinati al mondo sindacale, mentre prima avevano una rappresentanza militare, quindi loro stanno facendo ancora prove tecniche di sindacato. Mentre la polizia penitenziaria... Quindi è probabile che i carabinieri verranno smilitarizzati pure loro? Questo mi sembra abbastanza difficile. Poi la volontà politica può fare di tutto, può modificare tutto, può... ma la loro tradizione, il loro pensiero oggi mi sembra molto distante dalla realizzazione. Ma io oserei anche dire di più: perché non è una polizia unica? Cioè, questo è il nostro, dovrebbe essere l'obiettivo di un paese democratico, no? Come funziona negli altri stati, Antonio? Ma negli altri stati dipende se parliamo dell'Europa, se parliamo dell'America, se parliamo di determinati paesi, ovviamente muta parecchio. Ma per quello che ci riguarda, l'Italia, così insomma, la Spagna, siamo un po', abbiamo una polizia che si raddoppia, che si triplica, malgrado per esempio la guardia di finanza sia competenze specifiche, mentre per quanto riguarda i carabinieri e la polizia di Stato con competenza generale rispetto alla sicurezza del paese interna. Io ritengo che una polizia del futuro possa essere unica, con le varie competenze all'interno dello stesso organismo, no? Quali sono i criteri con cui i carabinieri e la polizia si dividono il territorio di competenza? Così per rispondere a quelli che sono le domande che magari il cittadino normale si fa, cioè dire,
perché si decide che un caso oppure un accadimento debba essere appannaggio della polizia piuttosto che dei carabinieri? Come funziona? No, qual è il meccanismo? Lì dobbiamo dividere un po' questo, cioè, detto così confondiamo le cose. Chiariamo questa allora cosa. La competenza su un rilevamento di un crimine è chiunque giunga sul posto prima di un altro. Mentre per quanto riguarda il nuovo sistema di sicurezza nelle grandi città, dove esiste, perché tu sai che nei paesi piccoli la Polizia di Stato non c'è, come non c'è la Guardia di Finanza, facciamo un esempio tipo, considerato che siamo ad Agrigento, dove ci sono tutte e tre le forze di polizia, viene diviso il territorio in porzioni e di volta in volta mutevole, cioè il rispetto viene interscambiato tra le forze di polizia in maniera tale che gli interventi possano essere più rapidi e ognuno si occupa di una fetta di territorio e si evita appunto la triplicazione di intervento. Questo è, diciamo, l'obiettivo. Poi oggi abbiamo il famoso 112, che è il telefono unico, il numero unico voluto dall'Europa fortemente, che è un numero che poi smista le chiamate a... Su cui sono molto critico, devo essere... Perché? Devo essere onesto, perché? Perché con tutta la buona volontà che questi operatori mettono nel rispondere al telefono, malgrado la preparazione, non hanno quella, ad oggi non hanno dimostrato quella capacità di intuito che da secoli ormai abbiamo noi con i rispettivi numeri. Perché non hanno la preparazione, cioè di... Ti spiego, se tu chiedi un intervento al 112 devi spiegare che hai bisogno, l'ambulanza, la polizia o i vigili urbani. Quando la telefonata invece veniva fatta al 113 o al 112 o al 117, il nostro operatore, dettato anche dall'esperienza, da corsi di preparazione, già sapeva se doveva inviarti le ambulanze, quante macchie doveva inviarti, chi ti doveva inviare. Cioè una preparazione maturata anche negli anni che viene tramandata da operatore a operatore. Chiaro, 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 chiaro. Invece questi sono, diciamo, più teorici che pratici e in qualche modo debbono adattarsi. Non riescono a comprendere lo stato d'animo dell'utente che chiama. Cioè sono molto freddi, mentre noi siamo molto più dei call center. Dei call center, bravo, ecco, non lo volevo dire, ma l'ho detto io. Comunque, quindi, so di attirarmi le antipatie di chi l'ha istituito, ma d'altronde non può, tu sai che io mi distingo sempre per dire quello che penso. Non può piacere a tutti, d'altronde. Ando, invece io ti volevo chiedere, allora, è ormai non più leggenda metropolitana il fatto che i poliziotti che stanno sulla strada, che rischiano la vita, che tutelano il territorio, che veramente fanno delle cose incredibili, molto spesso si sentono annichiliti dal fatto che non vi è un riscontro poi giudiziario, giuridico, una certezza della pena per la persona che in qualche modo ha commesso il reato. Anzi, molto spesso è il poliziotto stesso, ma se vuoi anche il carabiniere piuttosto che il finanziere, che intervenuto e magari nel concitamento dell'accaduto viene comunque a volte controdenunciato perché gli ha dato uno schiaffo, perché magari è stato particolarmente irruento, dettato anche, voglio dire, dall'adrenalina del momento. Qual è lo stato dell'arte e la vera verità? Io ti dico questo, io rappresento ovviamente la Polizia di Stato, perché non posso rappresentare né i carabinieri né la Guardia di Finanza. Come non posso rappresentare i vigili del fuoco, la polizia penitenziaria, però ti voglio dire, il pensiero è comune, cioè noi abbiamo una presenza territoriale, come tu ben sai, sacrificata a pochi uomini, perché con blocco del turnover, eccetera, eccetera, l'elevata età del poliziotto, quando dico il poliziotto parlo dei carabinieri, guardia finanza. Chiaro, chiaro. Cioè tu pensi che noi stiamo sfiorando i 50 anni età media, che è gravissimo. Età media. Non si era mai verificato, mai verificato. La polizia era un corpo molto giovane fino a quel giovanissimo. Noi avevamo un flusso d'entrata che era di circa 3.000 poliziotti l'anno, che provenivano dagli agenti ausiliari, era un riciclo che per noi era un vivaio potente, e la gente ne usufruiva. E ora invece di che numeri parliamo? Oggi parliamo di concorsi minion, cioè 800 all'anno, non riescono a sopperire i pensionamenti. Quindi sono più i pensionamenti che le entrate. Ma dico, al di là di questo, qual è lo stato d'animo, tu mi dici, quando noi effettuiamo un arresto per uno spacciatore, un violentatore, un rapinatore? Chiaro. E dopo due giorni ce lo vediamo fuori, triste. Una reazione molto triste, perché poi
hanno, quando il criminale acquisisce quella sicurezza dell'impunità, dell'immunità e dell'impunità, a volte va a finire che il poliziotto sente deriso. Ma non è tanto lo stato d'animo del poliziotto. Tu pensa al cittadino che denuncia un reato, interviene la polizia, arresta gli autori e l'indomani sta gente fuori. La reazione che può avere un cittadino ha un qualcosa che non comprende, cioè vedere l'autore di quel crimine, di quel danno fuori. Cioè, perché si chiede? Si chiede il perché. E quando si chiede il perché, poi dice: ma a cosa serve allora chiamare le forze dell'ordine, denunciare un crimine? Cioè, noi abbiamo fatto uno sforzo in questo paese enorme, che è la lotta alla criminalità organizzata. E in Sicilia tu sai quante vittime. E a proposito di polizia, c'è un posto di blocco. Ed è questo ci dà una grande garanzia. Significa che quando ci sono i poliziotti in strada deve rappresentare un momento di sicurezza anche per la gente onesta, per la gente che, chiaramente, che non ha nulla, se ha bisogno trova un punto di riferimento. Ovviamente i criminali non sono contenti quando trovano o una macchina della polizia o dei carabinieri o della guardia di finanza, o se trovano più di un posto di blocco. Chiaro, allora chiaro. Ti dicevo, questo stato d'animo poi è frustrante, no? Cioè, perché tu vedi uno che è arrestato, magari c'è stato pure un contatto fisico. Perché magari scappa, la chiappa, reagiscono, anche perché alcuni reati, come tu ben sai, sono stati depenalizzati, quindi con una facilità di rivederli in circolazione che ormai è diventata quasi una barzelletta, e su cui c'è gente poi che se ne fa anche motivi vanto. Poi c'è chi si fa la campagna politica sulla sicurezza, ma poi di fatto sì, nessuno ha fatto delle leggi che dicano chi commette un reato deve pagare la sua pena fino in fondo, se ci sono. Quando una persona è innocente è giusto che venga rimessa in libertà. Attenzione, nessuno è perfetto. Bisogna essere garantista a prescindere. Perfetto, però voglio dire, nessuno di noi vuole uno stato di polizia. Sai cosa ti dico? A me l'altra volta, un po' di tempo fa, un mio amico poliziotto mi raccontava che un suo collega, e lo viveva come veramente un dispiacere personale, un suo collega in una colluttazione durante una rapina, uno scippo, diciamo un reato di questo genere, nel prendere il malvivente gli diede uno schiaffo abbastanza forte, quello lo ha denunciato e praticamente ora a questo poliziotto gli tolgono un quinto dello stipendio per pagargli i danni che il tribunale ha riconosciuto a questo malvivente che è stato schiaffeggiato durante una colluttazione. Ma dico, tu avrai seguito recentemente anche alcune nostre... E non è una leggenda metropolitana. No, e non è l'unico caso. Ma la cosa ancora più ridicola è non solo che ci troviamo a volte a pagare i danni se causiamo delle fantomatiche lesioni a questi criminali o a coloro che fanno resistenza fisica alle forze dell'ordine, ma il problema è che se un poliziotto si fa male si paga pure le cure mediche. Cioè, lo Stato non sopperisce a questa... Cioè, in che senso? Durante il servizio si fa male? Si fa male, va dal suo medico, allo specialista, si paga le cure, si paga tutto quello... Cioè, non è causa di servizio? Ma guarda, oggi siamo al paradosso. Cioè, oggi noi... Allora, Cesare, forse la gente non sa che noi siamo animati da tanto spirito di servizio e tanto senso del dovere. Ma vorremmo che chi occupa dei ruoli istituzionali, chi occupa i massimi scranni della politica, comprenda che se il criminale non vede più in noi un ostacolo, andiamo male. Ma va male per tutti, ma va male per tutti i cittadini. Bravo. È un senso di insicurezza per i cittadini, è un senso di sicurezza per i criminali. Chiaro. Quindi i paradossi stanno. Cioè, ora ti faccio un'idea. Per ora c'è una grande polemica dammi l'opportunità di spendere una parola per i colleghi che sono stati uccisi a Trieste. Ma molto volentieri, due ragazzi giovanissimi. Quindi il mio abbraccio forte alle famiglie che hanno avuto questa perdita, questa tragedia immane che li ha raggiunti durante un giorno qualsiasi di lavoro. Cioè, quello che vorrei far comprendere alla gente è che quello che è successo a quei ragazzi, teoricamente, a noi può succedere ogni giorno. E non è una questione di imperizia. Noi chiediamo da anni, considerato appunto la parentesi che hai fatto tu, molto puntuale,
sul fatto che ci becchiamo denunce che dicono che la polizia è violenta, mettiamo i numeri identificativi alla polizia, cioè che poi si vogliono mettere i numeri identificativi alla polizia di Stato, mentre i criminali che vengono a fare le manifestazioni con i caschi e con le catene, ovviamente tu sai il caso Val di Susa, quello che è successo, che alla fine poliziotti condannati per aver eseguito gli ordini dello Stato, cioè quello di difendere porzioni di territorio. Comunque questa di qua è una parentesi. Dico che chiediamo i protocolli di intervento, cioè un poliziotto che arriva sul posto dove si sta commettendo un qualsiasi tipo deve sapere bene qual è la procedura di intervento, fin dove si può spingere, fino a dove si può spingere, per evitare che puntualmente il criminale diventi vittima, perché ad oggi questi non ci sono. No. Quindi questo filo sottile tra l'essere carnefice, tra l'essere vittima e l'essere carnefice, voglio dire, è abbastanza... No? Poi c'è la tecnologia ormai che è diventata. Noi chiediamo che un qualsiasi poliziotto indossi una telecamera, così come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ce l'hanno. Che filmi l'intervento e tutto quello che accade. E non una porzione, una parte, che a volte tu mi insegni che... Tu che utilizzi molto la tecnologia. Beh, la grammatica cinematografica, puoi raccontare quello che vuoi, non cioè c'è puoi, esatto, puoi far vedere quello che vuoi. Tu puoi far vedere un poliziotto che dà un pugno ad uno senza far vedere che un momento prima magari quello gli stava togliendo la pistola. Assolutamente. Cioè, sì. Quindi una telecamera che possa, magari collegata via satellite, come che dia l'immagine direttamente, diventa pure un motivo di sicurezza anche per noi, che così dia la rappresentazione inequivocabile a qualsiasi autorità giudiziaria del comportamento del tutore dell'ordine. L'avete chiesta questa? L'abbiamo chiesta. Cosa vi è stato risposto? I numeri identificativi sul casco dell'ordine pubblico è diventato in questo paese l'essenza, è diventato il motivo d'essere perché i poliziotti, i criminali, i picchiatori, cioè criminalizzare le forze dell'ordine è un boomerang. Ripeto, noi che rappresentiamo i tutori dell'ordine, uomini e donne, non vogliamo uno stato di polizia, ce ne guarderemo bene. Noi vogliamo difendere le istituzioni democratiche di questo paese, vogliamo difendere i cittadini dai soprusi, vogliamo essere presenti quando chiamano, non con una volante, con due volanti. Noi non abbiamo chiesto, malgrado il nostro stipendio non venga aumentato da anni. Cosa prende oggi un poliziotto? Ma cosa vuoi? Un poliziotto per rischiare la vita prende 1200 euro. 1200 euro. Io ti sto parlando del ruolo base. Del ruolo base, del poliziotto appena entrato. Il poliziotto che appena entra e che... Come quei ragazzi che hanno perso la vita. 1200 euro. Un'ora di straordinario di un poliziotto è 10 euro lorde. Neanche quelle delle pulizie. No, si parla tanto di caporalato, si parla tanto di e poi lo Stato stesso è... Cioè 10 euro lorde di... 10 euro lorde. Noi abbiamo indennità che ancora ci vengono pagati 0,50 centesimi. Cioè tu stai a contatto, non so, la polizia scientifica che sta a contatto con prodotti chimici prende un'indennità che risale al 1800, quando i prodotti chimici ancora non esistevano. Esatto, e quando non si sapeva neanche i rischi forse che si correvano a utilizzare determinate cose. Cos'è che può fare il sindacato, ma al netto di quello che può essere il sindacato che rappresenti tu, ma anche tutti gli altri sindacati di polizia che ci sono sparsi su tutto il territorio nazionale? Cioè come mai si è fatto cartello da questo punto di vista e in qualche modo fare sentire una voce all'unisono, forte e determinata? Guarda, io dico una cosa, il sindacato dovrebbe trovare un momento di grande unità che spesso non trova. Il sindacato dovrebbe comprendere e puntare su due o tre obiettivi fondamentali e non su un 10.000 punti e poi non ottenerne neanche uno. Perché forse riappropriarsi del ruolo sindacale. Questo è il grande male di questo paese oggi, che anche il sindacato non riesce più a farsi interprete reale delle tematiche reali dei poliziotti. Cioè oggi si fanno discorsi populistici che toccano la pancia, il cuore, però poi dietro non c'è uno studio, un lavoro, un'azione, perché il sindacato è un organo di pressione. Cioè, anche la stampa, quando prima... Io sono stato uno, tu lo sai, dei pionieri del sindacato, della comunicazione all'esterno
di quello che accadeva dentro le caserme. Dopo aver ricoperto quasi tutti i ruoli all'interno del corpo di polizia. Io ho iniziato da, ricordo, da rappresentante di base e mi sento un rappresentante di base. Perché vedi, il segretario generale che vive troppo a Roma e vive al di sopra dei problemi dei colleghi non potrà né interpretarli, né capirli, né risolverli. Cioè, tu devi capire qual è il ruolo di chi vigila una caserma, di quello che fa la squadra mobile, quindi investigativo, di chi sta alla DIA, di chi fa servizi pericolosi, meno pericolosi, perché ogni settore ha le sue difficoltà. E se tu non conosci, se non hai vissuto quei problemi, non li puoi vivere, non li puoi interpretare. Cioè, ti ci puoi avvicinare, ma non puoi rappresentare al governo, all'istituzione o a chi e in quel momento dall'altra parte del tavolo che deve recepire il problema del collega non lo può comprendere. Oggi la polizia si parla che ha spesso difficoltà di mettere la benzina nell'auto. No, oggi questo è stato superato. Questo è stato superato. Abbiamo avuto un momento che noi l'abbiamo anche denunziato questo problema e addirittura la stessa istituzione cercava di nascondere quasi per vergogna che avevamo questo problema. Noi abbiamo avuto problemi di benzina. Oggi non ce l'abbiamo, abbiamo un problema molto più grosso, magari abbiamo il problema degli automezzi. Il parco auto è... Il parco auto è carente, viene cambiato a 300.000 km, abbiamo problemi con gli uomini, perché tu in strada non puoi mettere i cinquantenni, devi mettere i ragazzi, magari abbinate all'esperienza di uno un po' più anziano, perché chiaro, diciamo l'esperienza a volte... Questa frase mi fa male, Nino, questa frase mi fa tanto male, mi fa male perché non puoi mettere per strada cinquantenni, cioè mi fa prendere coscienza del fatto che voglio dire, no? Ma è la tipologia del servizio, è la stessa cosa quando tu metti, ritengo, un muratore che ha 70 anni su un ponteggio non può avere le prestazioni fisiche di quando ne aveva 30 o 40. Cioè ogni cosa deve avere ogni periodo, ma tu puoi utilizzare quelle risorse per fare altro. Su questo momento di tristezza noi interrompiamo qui la trasmissione per la prima parte, non perché la chiudiamo qua, per riprenderci un attimino, no? Vabbè. Per prendere consapevolezza che 50 anni è anche bello. Ma sicuramente è bello. Mettiamola. È bello. Noi ci andiamo a prendere un caffè e ritorniamo con l'amico Antonio Alletti, segretario generale del sindacato di polizia MP. E caffè lo pago io, però. Questo lo dici tu. Ora avremo modo di confrontarci su questa cosa. A dopo. Cari amici, seconda parte di A Bordo Con. Riprendiamo la strada per il ritorno. Ci stiamo facendo questa bella chiacchierata abbinata ad una bella passeggiata in auto. Siamo a bordo di una straordinaria Nissan Qashqai, fornitaci sempre gentilmente dal nostro sponsor RN Motors, e ci stiamo avviando per la strada di ritorno. Accanto a me Antonio Alletto, presidente e segretario generale del sindacato di polizia MP. Stiamo parlando, come mai si è fatto, credo, proprio del corpo di polizia, che molto spesso, voglio dire, lo pensiamo più lontano di quando in effetti è, nel senso che i poliziotti vegliano sulla nostra sicurezza, sono i primi a cui ci rivolgiamo quando riceviamo un sorpluso, un furto, una qualsiasi forma di soverchieria che va al di là della legge. Caro Antonio, stiamo parlando della condizione che in questo momento sta vivendo la polizia. Siamo reduci di un dramma che ha colpito il corpo di polizia con l'uccisione di questi due ragazzi che si recavano al lavoro. Avevano qualche minuto prima postato un video su Facebook dove scherzosamente, stavano dicendo una cosa seria: state tranquilli che ci siamo noi. Che tipo di cortocircuito ha creato tutto questo? Ma guarda, cortocircuito, quando abbiamo un lutto in famiglia, perché di questo che si tratta, oggi siamo circa 95.000 nella Polizia di Stato, eravamo 120.000, quindi la spending review ci è costata questa. Siamo di meno, siamo più vecchietti rispetto all'età. Abbiamo delle difficoltà che solo chi sta al governo può risolvere, perché sennò altrimenti parliamo di area fritta. Ma dovrebbe risolvere questo problema non
per la Polizia di Stato, così come i Carabinieri, la Guardia Finanza, per dare un servizio alla gente sempre e comunque. La sicurezza, Cesare, non è né di destra, né di centro, né di sinistra. La sicurezza è un bene che deve esigere il cittadino. Cioè, il cittadino dovrebbe scendere in piazza se la volante non arriva dopo 5 minuti dalla richiesta. Che è una di quelle voci a cui si fa riferimento quando si parla delle classifiche e della qualità della vita di una città, eh? No, guarda, per quello che ci riguarda ci hanno premiati, perché dicono che la qualità, per esempio, io parlo della provincia di Agrigento, non so se sia una statistica fatta bene, reale o non reale, sullo stato di benessere di servizi, ma si parla bene della sicurezza. Sì, era uno dei dati che in qualche modo, voglio dire, sì, erano, sì, la rendevano in qualche modo. Sì, ma questo è frutto, vedi, il nostro lavoro non è un lavoro, è una missione, cioè non vuoi salvare un bambino solo perché indossa una divisa, ce l'hai nell'animo, ce l'hai nel cuore, ce l'hai nel modo di vedere il tuo ruolo, no? In mezzo alla gente. Cioè, la gente quando vede una divisa pensa ad un'ancora di salvataggio. Assolutamente sì. Cosa inversa mentre il criminale, no? Che pensa sempre. A proposito di divisa, parlavamo poco fa a telecamere spente, parlavamo a proposito proprio della divisa in sé per sé, intesa come vestiario. Cioè, io mi è capitato di leggere che avete i problemi per avere un cambio in più o una giacca in più o una maglietta in più. Noi abbiamo bisogno di finanziamenti affinché un poliziotto possa avere i capi necessari per indossare una uniforme. La stessa parola lo dice, no? Uniforme, tutti dobbiamo essere vestiti uguali, allo stesso modo, uguali. E in questo periodo tu parlavi di benzina, la benzina ce l'abbiamo, non abbiamo le macchine, non abbiamo le divise. E il paradosso è che in questi giorni è uscita una circolare, da una parte si può vedere anche positiva, da parte del prefetto Gabrielli, che sarebbe il nostro capo della polizia, che tra l'altro stimo, dove dice a tutti i poliziotti: non comprate, tu sai, ci sono questi negozi che vendono articoli militari, che sì, tra l'altro sì, puoi acquistare solo se sei un dipendente delle forze dell'ordine, se no non puoi acquistarle. Capi tra l'altro pregiati, forse di una manifattura migliore rispetto a quella che ci danno, non li puoi indossare perché dobbiamo essere noi centro, quindi dipartimento centrale, a fornirtelo. Ma il problema è che poi questa fornitura ha delle defaillance, ci sono questure magari che hanno qualche divisa in più ed altre, tante altre, che non ce l'hanno. Ah, quindi c'è questa disparità tra questure e questure? Ma allora, la disparità può essere dovuta, diciamo, fra virgolette, a degli errori di gestione territoriale, ma il problema è che su tante questure sono quelle, molto di più quelle che non ce l'hanno che quelle che ce l'hanno. Poi ci sono particolari attenzioni, ma questo non voglio dire che ci sono questure serie A o questure serie B, ma ci sono questure che sono molto attenzionate e quindi allora si ritiene di fornire materiale per evitare che il poliziotto possa indossare abbigliamento promiscuo, eccetera eccetera. Andorra. Poi chiudo, sì, abbiamo bisogno di una manifattura sicuramente migliore. Perché vedi, il rapporto qualità-prezzo, anche se da noi ci sono delle commissioni specifiche, però sai che nascono queste polemiche, le fondine che si rompono, quello che non funziona, allora, ma di fatti, per esempio, e su questo ne diamo merito, il capo subito è intervenuto per comprendere, per esempio, se, mi riferisco al caso di Trieste, se quelle fondine erano difettose o meno, per capire che poi le dinamiche non può essere solo il fatto che una fondina sia più o meno difettosa, le dinamiche poi ovviamente le accerteranno, chiaro, con calma e nella sede opportuna. Certo. Esatto. Quello che volevo dirti invece è: noi ci conosciamo da talmente tanto tempo che e siamo, voglio dire, alla vera età di 50 anni e oltre. Ma non lo so, questo è. Lo diciamo. E tu hai attraversato, perché tu sei poliziotto da una vita, perché tu sei entrato in polizia giovanissimo, io me lo ricordo. Quindi, a breve sono 35 anni. 35 anni di polizia. Tu sei entrato in polizia, quindi sei. Hai attraversato i periodi delle stragi mafiose, no? di un territorio che era devastato da accadimenti criminali violenti, straordinariamente violenti. Cos'è cambiato oggi nel territorio? Parliamo del nostro territorio agrigentino, quantomeno siciliano, per cui
oggi il poliziotto ha un'altra realtà con la quale interfacciarsi, perché voglio dire, il periodo delle stragi, degli omicidi, eccetera, sembra ormai un ricordo lontano. Ma guarda, io dico una cosa, oggi fare il mafioso è difficile, perché c'è un'intelligence, e questo non lo voglio dire per enfatizzare le forze di polizia, ma certamente cerchiamo sempre di essere al passo con i tempi. Cioè, a vita breve. Diciamo che mentre prima riuscivo ad avere degli spazi molto più ampi, oggi voglio dire che non è tanto conveniente fare il mafioso, perché solitamente tu lo sai come finisce in quegli ambienti, o da giustizialismi interni, o perché intervengono le forze dell'ordine, o perché i beni ti vengono sequestrati. Dire però che la mafia è stata... la mafia cambia pelle, cioè cambia, esatto, il modo di vedere. Noi non dobbiamo confondere la mafia, quella che ragiona, è quella che, diciamo, dei sistemi bancari internazionali, con la manovalanza o con il tentativo di occupare un territorio rispetto allo Stato. Ha mille declinazioni la mafia. Bravo. Allora, dire che la mafia è un prodotto siciliano può anche darsi, ma che sia solo in Sicilia è un'utopia. Cioè, tu hai sentito recentemente operazioni in Lombardia, in Sardegna, in Calabria. Ma stessa cosa vale per l'Andrangheta, per no. Ma a volte c'è pure una commistione. Cioè, voglio dire, quando gli interessi poi sono comuni, sta gente trova pure degli accordi. Esatto. No, non è così. Allora, da parte delle forze dell'ordine, allora, bisogna alimentare le forze dell'ordine. Alimentarle cosa significa? Dotarle di strumenti, dotarle di uomini. Cioè, questo rende la vita difficile a quello che è il tessuto mafioso. E rende la vita facile agli imprenditori, alla gente per bene, a coloro che vogliono produrre per la nostra terra, ai politici onesti. Cos'è cambiato? La mia domanda è specifica. Cos'è cambiato nel territorio in tutti questi anni? Perché tu sei, voglio ricordare questo, tu sei partito proprio giovanissimo e sei andato in polizia, quindi hai davanti a te gli occhi dei ricordi delle stragi, di una violenza, come dire, smisurata, eccetera. Oggi sembra che invece ci sia non tanto una pax mafiosa, ma ci sia, come dire, forse un altro tipo di declinazione per quanto riguarda la delinquenza, la, no? E tanto bisogna partire da un principio fondamentale, che i ragazzi, i giovani, tendenzialmente sanno cos'è oggi la mafia. Non dico tutti, ma sanno che è un qualcosa di, che non c'è nulla di romantico. Quindi questo cambia un po' anche l'approccio con il tessuto sociale. Il problema dov'è? E quali sono i timori di uno che ha visto i vari aspetti, i vari mutamenti? Che lì dove ci sono i bisogni, alcuni settori criminali riescono ad introdursi. Cioè, non solo una mafia che si introduce nei tessuti, diciamo, nei vari ambienti, diciamo, istituzionali, quello parliamo di un tipo di mafia, di un'intelligence particolare, ma il fatto di trovare manovalanza lì dove lo Stato è assente, dove non c'è il lavoro, dove ci sono determinate difficoltà. Allora, qual è la differenza? Un'intelligence sicuramente superiore a quella degli anni precedenti, che ho visto negli anni della mia attività lavorativa, ma dall'altra la grande paura che alcune cose possano ripetersi. Cioè, la mafia non è combattiamola un giorno sì, un giorno chiaro, no. Chiaro. Cioè, se lasci degli spazi, ma non solo, ma qualsiasi, allora le mafie intanto, è meglio usare il plurale, ma qualsiasi criminalità, anche quella non organizzata, cioè se tu non controlli il territorio ci sarà un aumento degli scippi, se tu non hai pattuglia sulla strada ci saranno più furti, se tu lasci porzioni del territorio scoperti ci saranno problemi in quella... È criminalità, cioè, disorganizzata, questa, diciamo. Disorganizzata. Disorganizzata. Ma guarda, tu lo sai bene, perché questo magari ne abbiamo parlato anche altre volte. Già il semplice fatto che un criminale si introduce nella tua casa, anche se non porta via nulla, ma tu il fatto che abbiano violato la tua privacy, il tuo ambiente, abbiano toccato le tue... per te è un trauma. Assolutamente sì. A volte peggiore di crimini magari più efferati. Chiaro. Cioè, il fatto che qualcuno in un momento qualsiasi possa entrare nella tua proprietà privata e nel tuo ambiente privato. Andro, siamo sul rush finale, perché siamo addirittura d'arrivo. Mi è piaciuta questa chiacchierata, perché ti invito, come dire, a ritornare per parlare, perché parlare di queste cose, fare conoscere anche, come dire, i problemi che il corpo di polizia
vive, è anche un modo, come dire, per stare vicino al corpo di polizia, ma è anche un modo per riconoscere a tutte queste persone che molto spesso, anche specialmente durante, come dire, le festività, fai conto, certo, stanno lì a lavorare per garantire la nostra sicurezza. Certo. Questo potrebbe essere, come dire, un modo per tenere vivo l'interesse nei confronti di un corpo che meriterebbe sicuramente, dal punto di vista politico, se la vogliamo dire così, e molta più attenzione e sicuramente un po' più di fatti. Una battuta finale poi me la consentirei. Assolutamente, te la consento questa battuta finale. Io so che ti segue parecchia gente e allora utilizzo io questo sistema che è potentissimo, è quello della comunicazione. È l'unico modo per fare arrivare la nostra voce ai cittadini. Non girate la faccia all'altra parte quando vedete una persona in difficoltà, un crimine o qualcosa che non va. Chiamate le forze dell'ordine, denunziate le cose che non vanno, perché se no indirettamente siamo complici di un sistema che può solo peggiorare. Le forze dell'ordine ci sono, abbiamo l'obbligo del segreto d'ufficio, nessuno dirà è stato Tizio Caio a denunciare. Dovete denunziare, le forze dell'ordine sono presenti e fanno parte di questo contesto della vostra vita, nel senso positivo delle cose. E a volte, recentemente mi è successo un fatto che tu sai, cioè passando da una via principale di Agrigento ho visto una frase ingiuriosa. Come no? E il bello che qualcuno, quando io ho denunziato sto fatto, qualcuno ha detto vabbè, ma è da 10 anni che è lì. Non ti devo dire che mi ha portato più fastidio sentire che la frase ingiuriosa stessa. Che è la frase ingiuriosa stessa. Era una frase ingiuriosa per dirlo a chi non l'ha vista, nei confronti dei poliziotti, chiamandoli volgarmente sbirri di M, eccetera, eccetera. E tu hai fatto una foto, un selfie con questa frase alle spalle, invitando l'amministrazione a provvedere a togliere. Sono attivati subito, l'hanno fatto, anche perché lì era un palazzo privato, quindi penso che il comune abbia fatto da tramite comunque. Assolutamente. Però andava tolto, ma non è che andava tolto perché noi magari a mezzogiorno poi non andavamo a pranzo. Era un atto di debolezza, cioè bravo, non può passare nell'indifferenza. Chiaro. C'è anche una frase ingiuriosa su una donna, suora, su un prete. Non possiamo far finta che una cosa così fastidiosa possa permanere in quel luogo e rimane una cosa immutata. Cioè la staticità non porta a nulla. Sono assolutamente d'accordo, hai fatto bene a citare questa cosa, me ne ero dimenticato, ma ho seguito questa cosa e poi ho visto con grande soddisfazione che ti sei andato a rifare la fotografia con la scritta tolta. Anto, intanto grazie per essere stato con me in questa chiacchierata. Credo che tutti i colleghi poliziotti avranno modo di immedesimarsi in quelli che sono i ragionamenti. E li saluto tutti. Assolutamente, li saluto anch'io, perché a loro va il plauso di un lavoro straordinario che fanno in difficoltà. Io vivo a Canicattì e so quanto lavoro sono costretti a fare in poche unità e quante ne hanno, voglio dire, di ogni di tutti i tipi e di tutte le maniere. Detto questo, io ripeto, ti inviterò altre volte, magari ad intervalli, per avere, come dire, degli aggiornamenti affinché si abbia, come dire, un canale di comunicazione che possa arrivare non solo alla gente, alla politica, ma anche a tutti i tuoi colleghi. Io ti ringrazio, è stata una piacevole chiacchierata, il caffè era buonissimo, non vi diciamo che l'ha pagato perché esatto, non è giusto. Per ora ce l'andiamo a prendere un altro. Ne prendiamo una, poi diventiamo nervosi. Due caffè. Ci vediamo alla prossima.